Ma intanto io vedo due pericoli, non solo quello che ha illustrato Caldarola, ma anche un altro pericolo che ha percorso questo nostro paese negli ultimi mesi, del quale forse si parla meno. Nel nostro paese episodi e fenomeni di razzismo, di discriminazione, di ipotesi violente di sicurezza fai da te, come ieri, l'altro ieri, le ronde annunciate da Forza Nuova con pugili, tifosi e tassisti. Come il manifesto che Forza Nuova ha pubblicato sullo terribile stupro di Rimini, nel quale un antico manifesto del ventennio fascista in cui un negro, come direbbero loro, noi diremmo un uomo di colore, inizia, diciamo, la molestia e la violenza contro una donna bianca. Questo è è un altro pericolo che credo condividiamo qua, perché è evidente a tutti che non solo in Italia, però parliamo del nostro paese, comunque in tutta Europa, la situazione complessiva di questo fenomeno globale della migrazione sta facendo crescere, concimando antiche ideologie razziste che utilizzano la semplificazione per spiegare alla popolazione il perché, invece di spiegargli i mali strutturali della loro condizione economica, della loro fragilità sociale, indicando nello straniero, nell'immigrato, tutti i mali possibili. La questione di cui parla Caldarola è una questione vera, di cui bisogna avere grandissima attenzione. Peraltro ricordo che un tuo collega Stefano Gatti, ottimo giornalista, ha scritto un libro per me straordinario sul dramma della migrazione che è Bilal, nel quale lui si è Sì, affinto di essere lui un immigrato, e nella Libia di Gheddafi, quindi prima del cosiddetto periodo delle primavere arabe, diciamo, dell'abbattimento del regime di Gheddafi in quel paese, gli immigrati, prima di cercare di salpare per l'Italia, subivano delle violenze inenarrabili. Minniti ha avuto in questi giorni un'apertura di credito da me inaspettata, da persone inaspettate. L'editoriale di ieri di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che apre, che racconta del dibattito che Minniti ha avuto insieme a Furio Colombo alla festa del Fatto Quotidiano, dice giustamente, citando le parole di Marco Minniti, sul tema che ha citato Caldarola, sul rispetto dei diritti umani sotto il controllo dell'ONU nei campi di raccolta in Libia mi gioco la faccia e la carriera, cioè tutto. E io so, perché lo sento con le mie orecchie, di quello che Marco Minniti, che secondo me è un uomo con grandissima coscienza democratica e civile, perché il tema che dice Caldarola esiste tutto di quello che succede in quel paese calpestando i diritti umani, sta facendo tutto ciò che è possibile perché organismi internazionali verifichino quello che succede lì. Ben vengano i dossier dell'avvenire che ci sollecitano a stare attenti a cosa lì succede. Ha avuto, lo dice quell'editoriale di Marco Travaglio, L'ha detto con una certa sorpresa, che Marco che Travaglio Marco apprezzi il lavoro Travaglio, ma uno del PD. No, ma lo dico perché è collegato, cioè la cosa che dice Calderol, che è vero, dobbiamo stare molto attenti. Marco Travaglio dice: quello che sta facendo Minniti, vedremo se ha un risultato duraturo, vediamo se è efficace, vedremo di vedere quei problemi di cui parla Caldarola, ma ha il fatto di ridurre, come dire, il terreno di cultura del razzismo, dei violenti o dei neofascisti, chiamateli come volete, che sull'impossibilità di frenare il flusso migratorio in Italia stanno prosperando. Oh ragazzi, ma Forza Nuova, vogliamo ricordarcelo, a Lucca ha preso il 6%, cioè non stiamo più parlando di un fenomeno di un piccolo quartiere periferico di Roma. 8%. 8, 8, I'm 8% sorry. ci ricorda Alan Assolutamente, Friedman, ma assolutamente.